è venuto a Pozzolo in visita al presidio permanente di Pozzolo e ha imparato che si possono fare le case in paglia che non sono abusi edilizi. Per cui Tino e gli altri amici pozzolesi sappiano che gli toccherà andare in Valsusa a insegnare ai valsusini come si fanno i presidi non abusivi. Questa è la prima cosa. È complicato portare la paglia a Balotti su. Abbiamo anche il camion. Le pallette sono leggere. E a proposito di vino, visto che in Valsusa c'è il problema della clarea, dove non si può più produrre il vino che era un presidio di Slow Food, tra l'altro. E stasera a cena si parlava, io sono un po' deluso dalla mia associazione Slow Food, dove ho lavorato per anni, perché non ha mai preso una posizione su questa problematica. È inutile fare i presidi per salvare i prodotti rari e poi appena gira un po' di moneta il prodotto raro se ne frega a tutti e si può anche rovinare e distruggere. La stessa cosa che rischiamo noi in queste zone con tutta una serie di prodotti agroalimentari, oltre ad avere il rischio ovviamente della distruzione della salute, dell'ambiente, delle falde acquifere eccetera eccetera, connesse a queste cose c'è tutta una serie di prodotti anche, come per esempio i ceci della Merella. Stasera abbiamo fatto assaggiare ai nostri ospiti la farinata fatta con i ceci della Merella, speriamo che non si faccia quest'opera anche per poter continuare a mangiare i ceci della Merella. Siamo sicuri! Vabbè, adesso non mi dare del disfattista. Noi lasciamo un piccolo omaggio ai nostri ospiti stasera, perché... ma è più che altro simbolico. Qui abbiamo un Gavi di OCG, che è il vino, non è quello della Clarea, però è un vino abbastanza famoso a livello mondiale, prodotto biologico per cui lo puoi bere anche tu, ed è esemplare della Vallemme ovviamente, dove c'è il rischio, e forse non tutti i vallemmini lo sanno, ma piano piano lo stanno sapendo, scusate la bruttura italiana. Il rischio è che si possa cambiare il clima e cambiare l'idrogeologia, per cui anche questo tipo di cultura, che è una cultura pregiata, questa sì che è l'industria maggiore della Vallemme, questa sì che è l'industria maggiore della Vallemme. Se succede in Vallemme quello che hanno già detto i signori del COCIF, che succederà in Valle Scrivia, cioè il tunnel farà sparire le falde degli acquedotti e devierà le acque sorgive, per cui la canalizzazione sotterranea delle acque cambia completamente, quello che oggi è un terreno benedetto, sono 1200 ettari di coltura viticola di pregio, monocultura cortese, se cambia l'idrogeologia della Vallemme, e qualcuno mi deve ancora spiegare perché, se sparisce l'acqua sul versante destro del Monte Porale, cioè in Valle Scrivia, chissà perché non potrebbe succedere lo stesso sul versante sinistro del Monte Porale, cioè in Vallemme. Ecco. Ci sono 9 acquedotti collegati a questo tipo di sorgente. Per cui il Gavi, per ricordare i problemi della Vallemme. I canestrelli di Novi, che sono canestrelli bolliti, che non avete mai mangiato altrove, risalgono al periodo medievale, sono senza zucchero o con pochissimo zucchero. Ma una volta venivano fatti senza zucchero perché lo zucchero non c'era. E gli amaretti, sempre di Gavi, questi sono con lo zucchero, le mandorle, e sono una gran bontà. I ceci li hanno mangiati nella farinata. Questo è simbolico, però ovviamente ci tenevamo che tornaste a casa con i nostri prodotti. Benissimo, la prossima volta faremo qualcosa di specifico con i ceci. Un'ultima cosa, della manifestazione del 20 è già stato detto. Avrete visto, i nostri abituè, gli amici che vengono di solito, hanno visto tante facce nuove questa sera. Tante facce nuove perché abbiamo ovviamente gli amici che arrivano da Genova. Ecco, quello che ha di diverso forse il tracciato del Terzo Valico rispetto al TAV proposto in Valsusa è che questo collega due regioni italiane, per cui ha unito due regioni italiane sostanzialmente. E gli amici da Genova fino, e questa è una notizia che diamo ufficialmente stasera, fino a Ponte Curone, perché anche a Ponte Curone si è costituito il comitato del TAV
amici di Montecolone sono qua questa sera, li ringraziamo. Non c'è comune tra Genova e il Po che non sia presidiato dal movimento No TAV Terzo Valico. Grazie a tutti.